L'associazione per Microlab Onlus ha presentato anche a Napoli il progetto Hub to You presso la sala giunta del Comune di Napoli. Sono intervenuti con Andrea Limone di Permicro e Permicrolab, Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili, creatività e innovazione, ed Enrico Inferrera, presidente di Confartigianato Napoli. Hub to You coinvolge le città italiane di Bari, Catania, Genova, Padova, Pescara, Torino e Napoli, dove abbiamo potuto intervistare i promotori del progetto. Up to Youth è un progetto di alfabetizzazione bancaria creato grazie a un contributo importante della JP Morgan Chase Foundation e sviluppato su 10 città italiane. A Napoli lo realizziamo grazie all'intervento, all'aiuto, al supporto di Confartigianato e del Comune di Napoli ed è rivolto a tutti i giovani che hanno desiderio di capire meglio quali sono gli strumenti finanziari utili per l'avvio di impresa. Il programma si sviluppa in tre moduli. Il primo è legato all'analisi di un business plan. Il secondo modulo è legato proprio alla fattività della propria impresa. E il terzo elemento, il terzo modulo, è legato invece ai modelli necessari ai finanziari per poter avviare un'attività. Tutto il progetto si rivolge a giovani fino a 35 anni. E ha come finalità quello proprio di far comprendere meglio al giovane qual è la via migliore da intraprendere per poter riuscire ad avviare l'attività anche ottenendo un prodotto finanziario adeguato. Un'iniziativa che è in grado di dare ai ragazzi delle reali skills, cioè delle reali opportunità per poter scoprire delle capacità. È sempre più duro e complesso il clima dell'accesso al credito, ma della possibilità anche di iniziare un percorso forte, solido per la propria autoimprenditorialità e quindi per dare delle gambe concrete ai sogni di un ragazzo o di un gruppo di giovani. E quindi questo progetto, che è stato promosso dalla Confartigianato con partner così importanti e solidi, darà una straordinaria opportunità a dei ragazzi della città di Napoli, in primo luogo alle associazioni iscritte al registro giovanile della città di Napoli, di poter seguire un corso gratuito, un corso che darà delle fondamenta solide. Si entrerà nel merito della costruzione di business plan, ma anche della consulenza ed assistenza, perché è importante avere una buona idea, ma è importante anche avere una buona cornice, una forte impalcatura per questa idea. Il 18, il 25 e il 3 luglio presso Confartigianato di pomeriggio dalle 3:30 in poi, dove Permicro, i tecnici di Permicro daranno delle informazioni, faranno dei corsi per realizzare un'impresa, per preparare documentazione di bilancio, per dare ai giovani che sono tutti dotati di grande inventiva anche delle informazioni di carattere tecnico che servono per realizzare un'impresa. Lo abbiamo collegato come assessorato alle politiche giovanili ad un'iniziativa importante che ha fatto la città di Napoli, Progetto Sviluppo Napoli. 200.000 euro sono state divisi per le 10 municipalità con la possibilità di poter finanziare le 10 migliori idee della città di Napoli che avessero un profilo imprenditoriale con una possibilità di incentivo e di finanziamento di 20.000 euro. Ecco, i 10 affidatari attraverso un concorso pubblico potranno essere ancora meglio e più accompagnati in un learning by doing continuo anche grazie a questa esperienza. Quindi ringrazio veramente i partner di questo progetto e già stiamo in queste ore sondando, come dire, il feedback da parte della città. Sono già molti ragazzi che ci hanno iscritto, quindi l'invito è quello di scriverci sulla pagina Facebook dell'assessorato o sul sito assessorato.giovani-comune.napoli.it per proporsi in questa importante possibilità di formazione.